Brahms, da quanto ci è dato a sapere, durante la sua esistenza non ha mai prestato servizio musicale come organista liturgico, ma senz'altro ha dimostrato passione per il re degli strumenti, come si può apprendere dalle lettere inviate a Clara Schumann. Era però particolarmente interessato agli strumenti collocati nelle sale da concerto. Avrà quindi conosciuto i grandi organi della città natale, Amburgo, costruiti da Schnitger e altri strumenti del 700-800, come quello creato nel 1872 da Ladegast per la grande sala dei concerti di Vienna. Strumento dotato di tre tastiere e pedale, con ben 52 registri, a trasmissione meccanica e leva barche. Oggi, però, in tale sede si trova un moderno Riger del 2011. Brahms non ha lasciato indicazioni dettagliate per la registrazione delle sue opere organistiche, ma ha solamente segnalato delle dinamiche come pianissimo, piano, mezzo forte, forte e ancora dolce, crescendo, decrescendo. L'interprete, dunque, di questa letteratura si trova pertanto di fronte a dover coprire i buchi delle scarne indicazioni pervenutici con le sue conoscenze, dettate dallo studio di opere coeve, organi e costruttori del periodo, scritti e trattati del periodo. L'esecutore dovrà dunque ricordare che questa produzione organistica, come anche molta altra dell'Ottocento, si pensi ad esempio a Mendelssohn, non è stata composta per uno specifico strumento e dovrà dunque orientarsi semmai verso un tipico strumento austriaco-tedesco ottocentesco. Gli strumenti di tale momento della storia organaria erano chiaramente basati su un'impostazione sinfonica, dotati quindi di molti registri di fondo, 16, 8 e 4 piedi. Pertanto vi troveremo una piramide sonora dalla base sonora larga, con gran abbondanza di principali, flauti, violeggianti e ance, con minor presenza di tagli dai 2 piedi in su. Per quanto riguarda l'utilizzo della cassa espressiva, non si trovano indicazioni. Questo non vuol dire però che non si possa farne un utilizzo intelligente. Inoltre, si può fare un uso attento, seppur personalmente lo sconsiglio, del Rollschweller per alcuni crescendi e diminuendi. La prima esecuzione pubblica di questi lavori è avvenuta a Vienna nel 1902 da parte di Eusebius Mandisevski.